Thank you.
Eccoci qua, finalmente, benvenuti in una nuova live dei Radio Comandati, benvenuti a tutti ragazzi e buon 2023, prima live dei Radio Comandati per questo nuovo anno. È Mercole Mini, il nuovo nome che abbiamo dato a questo bellissimo giorno che abbiamo deciso di battezzare come la serata del podcast a tema Mini 4VD per il nostro canale. Come sempre quando facciamo le live, è vero, è solo la seconda, però diciamo è qualche anno che faccio live, quindi sono abituato a dire come sempre, abbiamo un po' di ospiti qui con noi, inizio a tirarveli un po' su. Bella raga, intanto benvenuti a tutti, ciao Matte, ciao Mirken, bella bro. Mini 4V di Bologna, ciao Manu, benvenuto. E il nostro Marel, l'Umarel nazionale, ciao Andre, bellissima. Inizio a tirarvi su un po' di gente, raga. Mi sa che li conoscete bene o male un po' tutti. Ve li tiro su. Ve li tiro su tutti a raffica, ok? Così. Così, dai. Abbiamo il buon Jackie. Buonasera. Il buon Puggio. A tradimento. Che stranamente non ha tirato su la maglietta. Questa poi dopo la spieghiamo. Ciao Pelo, bella. Buonasera. Abbiamo il buon Manu. Ciao, ragazzi. Abbiamo Axel e abbiamo Ciao. Marco, bella raga, benvenuti sul nostro canale dei Radio Comandati in questo Mercole Mini, è un nome che mi sono inventato, vi piace? Come carino, bello. Cioè, mi sembrava l'unico giorno che aveva abbastanza M per potersi abbinare a Mini 4VD. Cioè, non è che era la serata che avevo libera, no? Cioè, era stato più una questione di nomi, no? Vabbè, lasciamo perdere, dai. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Allora, ragazzi, domenica abbiamo la tappa di campionato e The Model Jump di gennaio, dato che è il 15, per cui ci rivedremo, no? È un mesetto che non ci vediamo. E punti doppi. Punti doppi, tra l'altro. Punti doppissimi. Prima gara che faccio con i punti doppi, ma 0x2 quanto fa? Tantissimo. No, non è vero, l'ultima volta non ho fatto 0. Perché l'ultima volta ho chiuso dei giri con dei tempi che non erano 99. Che è già qualcosa, quindi... Vabbè, 98. Vabbè, non è 99, quindi... Quindi così, insomma, raga. Come state? Ditemi un po', dai, facciamo un giro, dai. Come state? Jackie, come stai? Tutto bene? Ma tutto bene, grazie, tutto bene. Anche le macchine pronti per domenica. Stanno bene? Hanno mangiato bene le tue mini a questo Natale? Devono ancora mangiare. Devono ancora mangiare, molto bene. Siamo molto solo bene. All'antipasto. Ciao Alessandro, benvenuto, benvenuto. Buonasera a tutti, raga. Puggio! Buon anno! Io, come dicevo, buon anno e la prossima settimana sono in ferie, quindi io dopo la gara... Già, tipo, alla gara bruci tutto perché tanto hai una settimana di tempo per recuperare dal lavoro. Una roba del genere. Esatto. Bella, bella. 399 secchi. Ma abbiamo visto che ti stai dilettando un po' con l'aerografo. Con l'aerografo? O a pennello? No, bomboletta. Bomboletta? Beh, buono, dai. Stai facendo un body in Lexan, giusto? Sì, ce l'ho. Per una mini guarda. Che però non è per te. E allora, queste in realtà sono un po' di prove, guarda. Ce l'ho. Bella! Beh, cacchio, è venuta molto bene. Sì. Bella. Molto bene, bello, mi piace bello, molto il colore, molto. Bella. Però... Bella. Si possono dire le marche, tipo? Sì. sponsor. Ecco, i colori della USAG, e cosa buffa, mi è venuto in mente perché quando sono venuti al lavoro da me hanno... tipo gonfiato, sto gonfiabile fighissimo. Sì. Vabbè, quei colori, l'ho guardato e detto. Bello schema di colori, foto. Ci sta perché nessuna mini. Ci sta, questo è il modo giusto. Soprattutto con le mini dove conta molto lo stile, no? Cioè, come scendi in pista. Mi piace particolarmente. Marco, buon anno. Buon anno anche a voi, ragazzi. Come stai? Tutto bene? No, io tutto bene. A parte le mini, che sono tutte quante a metà, però... Come a metà? Adesso... Oh, sì, tutte a metà sono. Ma, cioè, fatemi capire, raga, voi da una tappa all'altra ricostruite le mini da zero? Sì. Dipende quanti danni hanno. Ah, ok. Quando le abbiamo sbragate, tocca rifarle. Molto, dipende molto bene. Che problemi danno. Allora, raga, io ho un piccolo momento...
in cui mi devo allontanare dal PC e lascio il mio canale a una persona di fiducia, ok? Appoggio. Ad Axel. Ecco meglio. No, Puggio potrebbe colorarlo, diventerebbe quel colore USAG, quindi torno subito, ok? Intanto ciarlate, fate, dite, okay. Torno subito. Va bene. Allora, colgo l'occasione intanto per parlare un attimo delle mie macchine, così tanto sapete io come sono fatto. Voi sistemate le macchine, io le ho fatte una volta e quelle rimangono. Cioè, letteralmente io c'ho la mia rally sistemata così da inizio campionato e non la tocchiamo. No, ho fatto una modifica, a dire il vero, ho raddrizzato le viti davanti, perché dopo la scorsa gara erano diventate tipo a 90 gradi, forse. Potete capire che magari potevano essere più utili dritte. Per il resto la Open è rimasta tale. Capisco il vostro bellissimo sliding damper anteriore, io rimango fisso, rigido, a bacchettone, così che prende le randellate e non si sposta. E poi... Vini. No, e pigliare le viti, vabbè. Sì, ci tanto sono, quelle volano. Esatto. E poi niente, la expert rimane tale, perché sono un po' testardo. Io voglio continuare ad usare le ruote lenticolari giganti, anche se tutti mi stanno dicendo che non bisogna farlo. Ma volete mettere la goduria di mettere di poter mettere le piastrine FRP sotto senza che tocchino la pista? No, è bellissimo. No, poi quei cerchioni in realtà sono belli, sono resistenti e poi... penso che non si spacchino con niente. Questi qua no, anche perché sono simil carbon. Sono come quelli in carbonio che si usano in Expert Classica, fatti a raggiera, però sono pieni. Sono più robusti anche. Esatto. E non si piegano, nel senso che anche se prendono delle botte non tendono a... Sì, perché comunque sono un pezzo unico bello resistente, esatto. Quindi non è da dire che sono come quelli a raggi, che magari quelli 5 raggi che sono per me, li ho distrutti... È un vantaggio, sì. Io le ruote così. Ma tipo con le macchine da drift. Esatto, fai la campanatura, esatto. Così la macchina sta al centro, esatto. Corsia. Io, anch'io, cioè, macchina fatta una volta. Ci hanno mannato? Cioè, l'aggiorno. No, non ancora. Siamo ancora live. Bella. Eccomi, raga. Io non ho ancora con le mini dal 98. Cos'è cambiato nel frattempo? Penso tipo l'universo. Caro il mio pelo, che sappiamo correre però con le RC, ci delizia sempre con dei video su Telegram, non so se avete avuto il piacere ultimamente, ci ha mandato qualche video da alcune piste off-road e anche on-road molto molto interessanti, molto figo. Sono cambiate tante cose in realtà, per esempio raga, c'è gente che vuole, che nel 98 qua probabilmente non so neanche se c'era, quindi figuriamoci. Cosa possiamo dire? Io nel 98 non correvo, però le collezionavo, ne avevo parecchie di mini 4WD. In realtà non avevo ancora approcciato quello che possiamo definire la preparazione da competizione, no? Quindi anche, non so, andare a prendere magari i roller di un certo tipo, rodarli, tutte queste cose qui, no? Era proprio un mero collezionare... perché ero in fissa atomica con Let's and Go e quindi ho l'età per avere visto la prima volta che l'hanno trasmesso su Italia 1. Sì, raga, sì, lo dico davvero. Top. Io lo guardavo che era su tipo Italia 7 Gold, una roba del genere. Bravo. Ma bravo. Quello anteguerra, quello dove c'era Ciccio Sprint. Sì, ma no, più indietro. Sì. Cosa ci ha ricordato? Ciccio Sprint. Sì. Qua, beh, devo dire che qua probabilmente abbiamo capito solo io e te, però bella, mi è piaciuto anch'io. Questo spunto. Ciao Andrea, benvenuto anche a te. Ragazzuoli, quando facciamo queste live, così faccio un po' delle domande così ai nostri partecipanti, no? E cosa vi volevo dire? Per esempio, vi state preparando per la gara di domenica in questo caso, no? Dato che l'argomento di stasera è appunto il campionato. Come vi state preparando? Ci diceva Marco appunto che ha le mini a metà perché si sono distrutte, no? Vorrei sapere un po' anche gli altri, raga. Cosa state facendo? Secondo me Manu ha tutti i suoi liquidi pronti. Esatto. Sicuro? Sì, l'unico punto è che domenica io purtroppo non ci sarò. No, e quindi? Essendo che gare jump io non le faccio più. Perché? Perché hanno un modo di fare
che secondo me è un pelino troppo arrogante nei nostri confronti. Ah. E quindi ho deciso da Edo di correre lo stesso nelle gare classiche. Ah, ma in jump. Insomma, c'hai i tuoi motivi. E poi di spaccare delle macchine ogni volta. Mi sono, diciamo, anche 14 anni finanziare tutte le mini 4WD da solo. Effettivamente. Effettivamente, da quel punto di vista lì, allora possiamo dire che come modellismo dinamico, le mini 4WD probabilmente è uno di quegli ambiti che possiamo considerare fra i meno costosi. Ciò non toglie però che abbiamo, come dire, un certo ricambio, no? Abbiamo una certa quantità di pezzi che ogni volta dobbiamo modificare, tagliare, sostituire. A volte magari ti parte una ruota, la sale ti si piega, il cuscinetto sparisce. Il cuscinetto sparisce quando i quattro cuscinetti. Il dado bloccato che ti parte in pista. No, quindi è un bel casino. Ciao Nicola, da Shionkuro, conosciuto come Automodelli in Italia, tanta roba. Ci sono tanti invasati. Nome più basic della storia, cioè è come chiamare Gomol Pugni. Ti ho sentito questo un po' a pezzi, Pugio, eh. Mi sei saltato, ho sentito come dire un po' Pugni e basta. Ah, ok, no, dice dire Automodelli. Sì. Cioè, chiamarlo in Italia Automodelli è come chiamare Dragon Ball Pugni. Sono esattamente è la cosa. Sì, sì, o torneo di arti marziali. Cioè, torneo di arti marziali, penso sia tipo ci siano 20 manga dove ci sono tornei di arti marziali, no? Quindi trovare un bellissimo cuscinetto HG in pista, due cuscinetti da mettere all'anteriore su di HG in pista. Sono soldi. Sì, soldi. Sì. Quello, diciamo, è uno probabilmente è uno dei lati più negativi. Però vi posso dire, da modellista anche in ambito RC, le spese nell'ambito mini sono ben più basse, per nostra fortuna. Abbiamo anche, come dire, un set di cose che ci servono che è sicuramente molto più ridotto rispetto ad altre, no? Per esempio, io ultimamente sto preparando l'ultimo scaler di casa Traxxas, che è il TRX4M, che è quello piccolino, che vi posso anche far vedere. Lui? Bello. Che bellino. Bello. Scala 1.18. Non c'entra niente con le mini, però così, insomma, è un'altra cosa su cui sto lavorando parecchio, perché sto sostituendo praticamente tutta la plastica con metallo, acciaio e soprattutto ottone, perché per quanto riguarda i mezzi che devono scalare, il peso è fondamentale, soprattutto più vicino possibile agli assi e alle ruote, anche mettendo cerchi proprio di ottone. E vi leggo subito in chat. Ci sono tanti invasati. Sì, raga, una dei punti saldi del progetto radiocomandati con le mini è proprio che a noi l'invasatura non ci piace. Noi ci divertiamo, punto. Anche se non facciamo punti a fine gara, non ce ne frega assolutamente niente. L'importante è divertirsi. Si gioca, è un gioco e va benissimo così. Io sto pulendo e lubrificando tutte le mini. Grande Andrea, ottimo. Qui abbiamo Manu, che è il nostro esperto liquidi, che fa tantissima roba in quell'ambito lì. Dopo gli faremo anche due o tre domandine, magari ci darà qualche consiglio in ambito. A quell'epoca traducevano in italiano ogni cosa, è vero? Non così tanto indietro, dai, Pelo, non esageriamo. Ecco, ho capito cosa vuoi dire quando i treni arrivavano in orario, ecco, però non esageriamo, no? La palla corda. Vabbè, qua io lo so che finirà a pizzettare a Lucci, comunque, vabbè. Ciao ragazzi, vi seguo sempre sui social, anche io sono un vecchio collezionista del 97 grandi. Ma Giacomo, ma ti voglio bene, grazie mille raga, quando mi mandate questi messaggi di affetto mi aprite il cuore, vi voglio strabene, grazie davvero. Sì. Buonasera Simon, benvenuto. Gli invasati sono ovunque, purtroppo non vi dico nell'RC, purtroppo lo so bene. Adesso poi vi racconterò anche l'esperienza che ho avuto in questo periodo che sono stato a Roma, dove ho visto altre realtà del mondo modellismo, e voglio un po' sapere anche voi raga cosa ne pensate, che vivete più lo stesso ambiente mio, ecco, se vogliamo, no? Volevo chiedervi, sto leggendo la chat, cosa ci scrivono i ragazzi.
Visto che ora i tempi sono cambiati e le tecniche sono avanzate, ad oggi, quale può essere un buon modello come base per preparare una macchina? Parlando di gare su circuito, ti darò... Rispondo io per primo, poi facciamo un giro di risposte. Ti do il consiglio che mi è stato dato a me. Io utilizzerei questo chassis. Vediamo se riesco a farti vedere anche cosa c'è scritto. Ok. Che è l'MA, per un semplice motivo, al motore centrale. Quindi se devi iniziare a imparare a gestire il peso e anche, come dire, l'assetto, quindi il movimento che la tua Mini avrà su una pista, può essere una buona base di partenza, perché magari avere un telaio come un VZ, che se non ricordo male al motore posteriore, giusto? Sì, può essere posteriore. Un po' più problematico, perché dovrai poi compensarlo con dei damper e quant'altro, quindi ti consiglierei uno chassis MA. A noi per esempio era stato consigliato l'i20, che anche Puggio usa, ma anche tanti altri di voi, che è utilizzabile in più categorie, GT e Rally. Non so, se volete aggiungere qualcosa, raga, se volete dare qualche consiglio, ecco, a Giacomo. Io mi trovo meglio con l'MS. Con l'MS, però, ok. Sì, perché comunque ha sempre il motore centrale. Mm-hmm. Male che vada, più sali. Esatto, ce l'ho anch'io qua. Più sali di categoria, più ci puoi andare anche a correre in categorie maggiori. Sì. Secondo me è un ottimo telaio di partenza, soprattutto MS e MSL. Sono, okay, secondo me, i due telai più, diciamo, più forniti per varie categorie. Ok, ok. Guarda, io ho preso l'MS su consiglio di Axel. Perché se ti ricordi, a metà dicembre, quando abbiamo fatto l'ultima gara, espressi questo desiderio di voler provare a iniziare a tagliuzzare i pezzi, no? Allora lui mi disse: guarda, se vuoi provare, prova con l'MS, che è un telaio che comunque ti permette di capire determinate cose, anche sì, perché tante. Comunque già solo lo chassis si compone di tre pezzi, no? Quindi bumper frontale e posteriore si vanno poi a montare alla parte centrale dello chassis, no? E poi soprattutto perché lui si accorse, questa la dico sempre, che io avevo uno chassis MS rinforzato, alleggerito, scusami, a casa dai miei video, e io neanche me ne ricordavo. Cioè, lui conosce meglio di me i miei video, capito? Questa cosa è fenomenale, bellissima. E non scorderò mai di ringraziarti per questa perla, Axel. Per me ha significato tanto. Figuri. Sì, poi, tipo, io che ho un MS Open Jump, faccio un po' vedere. Si può tagliare il dietro, si può tagliare il davanti, e soprattutto il bello dell'MS è che si può ammortizzare, facendo questo gioco con le gomme, sì, che dopo vanno ad ammortizzare i salti. Sì. Prendo la palla al balzo e devo dire che secondo me, allora, per gare di velocità, quindi gare classiche, quindi gare senza i salti, lo chassis migliore sono l'MS, MSL ed MA, quelli col motore centrale. Mentre per quel che mi riguarda, la mia esperienza di jump, per me ogni telaio va bene. Ok. Marco? Volevo aggiungere qualcosa anch'io. Allora, la scelta della macchina dipende anche dalla categoria che si vuole intraprendere. Chiaro. Sì, noi abbiamo parlato anche tutti di jump, più che altro perché adesso siamo comunemente impegnati in questo tipologia di campionato. Ovviamente sappiamo che ce ne sono tantissimi, ci sono tante altre tipologie, tante altre varianti, quindi siamo un attimino focalizzati su quello che dovremmo fare domenica, no? E quindi giustamente stiamo tutti rispondendo un po' su quello, ma se volete allargare fate pure, ci mancherebbe altro. No, sì, certamente. Sì, sono morto, infatti volevo dire. No, vai. Vai, Marco, vai, poi ridiamo la parola a Jackie. Vai. Si è frizzato Marco. No, mi sa che Marco è morto. Scream! No, allora prendo la palla io. No, ci sono. Ci sei? Ci sei? Okay, okay. Ritornato. Adesso sì. Vai. Scusate. Allora, vai. Veramente i motori centrali sono veramente ottimi telai, perché sono ben bilanciati e sicuramente sono un po' più semplici da gestire in alcune situazioni. E anche se per quel che riguarda la jump, a me particolarmente piace tanto l'FMA. Ah. È un bellissimo telaio, è un
po' difficile da capire all'inizio, perlomeno per me è stato così, però ottimo telaio, e buona coppia e anche buona stabilità se si riesce a costruire un buon assetto, quindi non male anche l'FMA per quel che riguarda jump. Molto molto interessante, molto interessante. Axel? Allora, io parto anch'io con un MA classicissimo, che secondo me è stato, a parte che, ripeto, come la scorsa live, è stato il mio primo telaio e secondo me va bene, anche perché ha pochissimi attriti, quindi anche chi non è esperto di lubrificanti, piuttosto di sì. Sistemi vari, già di scatola funziona bene. Secondo me un altro telaio abbastanza interessante, col quale ci sto sperimentando, è il Super 2. Evoluzione del Super 1, quindi di quelle mini col quale uscivano le Let's and Go in sostanza, quindi okay, anche per quelli un po' nostalgici ci si può montare sopra le stesse carrozzerie. Comodo perché ha pochi attriti e funziona generalmente bene anche come scorrevolezza. Ha come capacità che a me piace di più rispetto a un VZ piuttosto che un VS il fatto che sia un pochino più strong, perché magari sono stato sfigato io, ma io sui VS li ho spaccati alla prima gara sempre. Chiaramente non è campato, è uguale, ha fatto un giro di pista, esatto, cioè sono sottilini bellissimi come te l'hai, belli, ma prendono il primo dosso, il primo urto e crack, ciao. Vabbè, ricordiamo che, ecco, abbiamo tutti parlato anche dell'MA, ricordiamo che alla mia prima gara il telaio MA, quello trasparentino, bellino, crepato in due la prima gara. Anche perché l'MA è un pezzo unico, quindi appunto differenza ad esempio dell'MS, se si spacca di buttare via, tutto il telaio. Esatto. Mentre appunto l'MS è il telaio più vantaggioso per me, secondo questo punto, perché se ti si spacca un pezzo, almeno lo puoi cambiare e non buttare via tutto. Sì. Concordo. E poi puoi fare anche le combinazioni di colori. Certo. Tra l'altro riesci a fare delle cosine carine. Pugio, tu invece? Ma io, allora, io ho sempre usato MA, sono sincero. Da adesso, prossima gara, voglio buttare dentro un VZ, la famosa Yaris, quella che ho fatto vedere, ce l'ho anche qua, che in realtà l'ho presa solo per il meme, cioè solo per fare la Yaris, è carinissima da vedere. Sì. E non lo so, lo voglio provare, sono sincero, l'ho buttato giù un po' con i pezzi che avevo a casa e tutto, quindi non è che posso avere una... Quella però è la cosa più bella, secondo me. Quella è la cosa più bella, cioè il fatto di dire ho un po' di pezzi, magari ci sta fuori una mini. Sì. Cioè io questa ho iniziato così, poi alla fine ho iniziato a fare dei lavoracci, vabbè, ho provato a fare la vela, sarà da rivedere, ci saranno un pochino, poi domenica magari ve la faccio anche vedere di persona, così magari ne parliamo, vediamo un po' di volentieri, qualcosa di volentieri. Però devo dire che, cioè, i presupposti iniziali erano vediamo se ne accrocco una interessante, bella a mi costo è piaciuto zero. Sì, a costo zero, poi alla fine non è stato a costo zero. Altro discorso, non è mai niente a costo zero, mai. Ma che fai, non perché li guardi questi cuscinetti con l'attacco esagonale? Bravissimo, per me è stato vabbè dai, a posto, ce li ho i pezzi, però se ci mettessi due cuscinetti ma sai ma che se ci metti i cuscinetti ci sta meglio, poi la guardi tutta e dici bella, ma se fosse tutta in carbonio ma sai che bella. È un pozzo senza fondo, raga. Il problema è, tipo, parlo io per le open jump, è che per le open jump puoi sempre aggiungere qualcosa, sempre. Sì, sì. Quindi non finisci mai di aggiungere pezzi se tu volessi, in realtà. Vai tranquillo, Manu, vai tranquillo. Rileggiamo un attimino la chat. Le mini 4VD negli ultimi anni si sono estremizzate, secondo Nicola. Secondo me, purtroppo, snaturando così la loro natura. Erano nate per far diventare i bambini con poca spesa. Cosa ne pensate, raga? Questo è un interessante punto di vista, Secondo me sì, nel senso, poi non so com'è nel resto del mondo, ma io ho visto in Giappone e la flexo un attimo, però visto che ci andrò, voglio vederlo con mano, proprio toccare. Da loro è rimasto così, cioè da loro vai alla la Japan Cup, che cioè, è tipo la finale del mondiale delle mini 4VD. Sì. E tutto, e vedi della gente che va lì per giocare. Cioè, sì. Se la credono, cioè, si divertono, hanno le loro cose, tutto. Ma io ho visto gente in Japan Cup che
per ridere buttava dentro tipo neanche le gumball, buttava dentro i camion proprio, diceva vai, ma chi se ne frega, siamo qui per giocare. Cioè, è completamente diversa da loro, cioè loro lo vedono come un gioco. Io anche sono... ad altissimo livello è il loro super gioco. Io sono un po' convinto che questa cosa di voler per forza maxare sia un po' italiana, raga, lo dico, lo dico, l'ho detto, ormai l'ho già detto, però sono convinto che siamo un po' noi italiani così. Cioè l'agonismo che è in noi a volte esce, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ed è proprio quello che sto cercando di combattere io da questo punto di vista, no? Ve l'ho detto sin da quando ci siamo conosciuti, no? Cioè, a me non me ne frega assolutamente niente di vincere, mi voglio divertire, fine, non c'è nient'altro, cioè che mi interessa. Ma questo non vuol dire che sia sbagliato volere vincere, eh? Io non... lungi da me però... dire il contrario, raga, cioè ognuno ha i propri obiettivi. Però c'è gente che si effettivamente, tipo io conosco gente che nelle jump, quindi neanche da dire a gare in cui ok sì devi andare veloce ma comunque devi stare attento perché comunque ci sono i salti, ci sono più ostacoli, c'è gente che nei motori delle macchine da jump va a togliere i fili di rame all'interno, ne va ad aggiungere, ad esempio smontando i motori e rimontandoli. E questa è già tanta roba. Oppure c'è gente che si prende dei caricabatterie che costano 500-600 euro. Cose... ma secondo te? Mamma mia. Sì, ma sono delle robe mostruose, bellissime, che ovviamente ti fanno tutti dei lavori che... raga, quello che ho preso io ultimamente degli SDT, che funziona benissimo, porta USB-C, 30-40 euro, risolvete il problema. E lo potete usare anche per le pile del telecomando del condizionatore. Non parlo per esperienza personale, ma quasi. Vado avanti con la chat, raga. Comunque, raga, io sono quello del collecting mini 4VD. Ma grande Nicola! Vedo sempre i tuoi post, anche il gruppo Facebook, se non ricordo male. È un gran collezionista di mini, Nicola. Grande, grande. Magari, Nicola, qualche volta potresti venire a fare un giro qua in live con noi, farci vedere qualcosina di interessante. Potrebbe veramente essere molto figo. Se non mi ricordo male, proprio tu mi mandasti delle foto delle edizioni delle mini di Evangelion. E vedo la mascella di Puggio che casca. Allora, ripeto, per flexare, quando vado in Giappone, prima cosa vado a cercare quella di Hatsune Miku. Subito. Cioè, io l'ho detto, io scendo con ancora la valigia e il negozio mi serve, datemela. Le mini di Evangelion in Italia, se si trovano, costano più di 100 euro. Porca miseria, io, sì, forse anche un pelo di più, eh. Io, infatti, io tipo ho trovato in un negozio di modellismo quella di dell'Eva 01, un MS con carrozzeria Thundershot MK2, 120 euro. Capito, cioè... Ma sai che è bella, però può stare anche lì. Guarda, io sono dell'idea che sul collezionismo il prezzo lo fa la tua voglia di avere l'oggetto. Fine. Cioè, se tu in quel momento dici costa troppo, vuol dire che non lo devi prendere. Fine. Se lo prendi, ma sai, però ti senti in il colpa... Il problema è che non costa mai troppo. Forse potevi evitare. Se lo prendi, hai speso tanto e sei tranquillo, va bene così. Boh. Vero, vero. No, vero, vero. Provo. Però non c'è solo la jump. Ovviamente non c'è solo la jump. MA è sicuramente una base perfetta per partire in jump, ma per speed classica serve MSL. Come dicevamo prima, io uso solo S2 per open jump e FMA per la T-Mac. I motori centrali li lascio alla mia ragazza. Ci sta. Che è successo? Chi è che è morto? Marco? Marco. Ok, appena rientrano, poi guarda, è rientrato Manu. Eccoli qui. Comunque, Nicola, me le devi far vedere quelle macchine. Perché... Ma non sei mutato. Mamma mia, A questo punto, Nicola, ti invitiamo alla prossima live che faremo e si flexa la collezione, per forza, no? A questo punto. Dai, molto, molto, molto volentieri, ragazzi. Anche tra chiedono come si chiama il caricabatterie e quello che hai tu. Quello che ho io? Allora, vi mando il link sul nostro canale Telegram. Che adesso vi posto, raga, in chat. Se volete entrare, è un gruppo Telegram molto tranquillo, nel senso che non spammiamo, è proprio un gruppo di amici dove ci scambiamo pareri,
foto di collezionismo, modellismo e quant'altro, quindi non è niente di, come dire, pay to win, chiamiamolo così, no? Foto di con quella barra di sospensione. Eccolo qui. Se volete entrare, ovviamente, ragazzi che siete in chat in questo momento, siete tutti ben accetti, ecco. Quindi Nicola, ci risentiamo, dai, ci risentiamo e lo organizziamo. Tra l'altro volevo buttare lì una notizia nuova, che probabilmente farà felici chi di voi è molto appassionato di personalizzazione in termini di colori e aerografie dei propri mezzi. A fine gennaio i radiocomandati andranno in visita in un'azienda della nostra zona famosa in tutto il mondo. Famosa in tutto il mondo, soprattutto in ambito modellismo, ok? Sto parlando di BT Design. Li abbiamo sentiti e andremo a fare un vlog, quindi una mattinata, un sabato mattina. Bello. Con Stefano Rabitti, che è il, diciamo, penso non abbia bisogno di presentazioni, che ci farà vedere un po' e ci mostrerà quello che è il loro lavoro, la storia che c'è dietro anche BT Design, e soprattutto, raga, il prossimo mezzo dei radiocomandati, che sarà un RC, non sarà una mini, avrà un body personalizzato ai radiocomandati by BT Design. Quindi di questa cosa sono emozionato nel dirlo, raga, che non ci credo neanche io, è una roba veramente da fuori di testa. E quindi spero che rimarrete con noi, che insomma che questa bella community cresca, perché le cose belle arrivano, ce ne saranno tante. Ve lo posto poi a fine live il link del caricabatterie, ok? Lo vado a riprendere dal mio Amazon, così vi do preciso il modello, perché dirvi soltanto la marca, che è ISDT, è poco, però c'è anche per le batterie lipo il corrispettivo per chi diciamo gareggia su RC. Benvenuto a 96804 e Davide sul nostro Telegram. Bella raga, benvenuti. Tornando alla nostra bellissima chat, che è bella 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 calda oggi, mi piace. WS è velocissimo, ma lo guardi e si rompe. Ecco, anche questa cosa qui, no? Qual è secondo voi la soglia del dire non lo posso usare perché lo sfracello? Cioè, esiste? Cioè, ci sono delle cose nel mondo mini che secondo voi bisogna lasciarle perdere, perché anche se hanno dei gran vantaggi in termini ad esempio di velocità, però, o magari hanno un costo troppo esagerato. Ci sono delle cose particolari che secondo voi è meglio evitare? Axel? Allora, io mi baso su... Per ora l'unica cosa che ho trovato che sinceramente non mi piace sono il VS e gli assali alleggeriti. Perché ok, assale alleggerito dovrebbe... cioè, ti togli del peso, giustamente. Pensa che io uso quelli rinforzati. Ok, esatto. Io sia i rinforzati che gli alleggeriti li riesco a piegare. Non so perché, faccio una gara e sono matematicamente piegati o comunque storti. Mizzega! Quelli da scatola, scrausissimi da scatola, rimangono illesi al momento. Quindi sono quelle cose che dico, se devo scegliere, preferisco... evitare di prendere l'upgrade e mantenermi sul base. Per quanto riguarda il VS, almeno io personalmente, ci sta. Dopo che l'ho provato e mi sei proprio crepato negli alloggi dove vanno inserite le viti, ho detto è un telaio che non fa per me. Bellino finché ti pare, però se devo cambiarlo una volta ogni singola gara, dopo inizia ad avere un costo un pochino eccessivo. Vai Davide, posta pure non lo foto trovi, scuso. Posta pure foto, ci chiedono un parere su una mini, raga. Dai, così facciamo una live reaction. Dai. Dal gruppo. Bella, raga. Vai, appassionati di mini, se volete mandate le foto delle vostre mini sul Telegram, facciamo la reaction. Facciamo il mini rating. Vai, mini rating, dai. Effettivamente una volta sarebbe figo, tipo fare un contest di tutte le mini. Fuggio. Eh? C'è chi lo faceva in altri ambiti il rating. Piccolo siparietto. E va bene così. C'è un grave problema. Ciao Nico, ciao. Dici Manu, che problema c'è? Non trovo più le pinzette, non so come prendere sulle robe dentro il liquido. Ammanate! Questo è un problema, questo è un vero problema. Mani no. Intossicate via. Vai, mettete pure le foto, non vi preoccupate raga. Andate tranquilli. Si prende una sale, vai, da mettete... O usa la sale, bravo, ottima idea. Effettivamente, ecco, una cosa che per me non vale la pena di comprare, stavano dicendo. Sì? Se devo essere...
parere modesto. Beh, ognuno dice la sua, certo. I telai bianchi e gli assali, quelli forati al centro. Cioè, ma perché il bianco non ti piace come colore o perché secondo te allora, la mescola della plastica non va bene? È la mescola della plastica, perché non tutti lo sanno, ma i colori degli chassis o comunque dei pezzi in generale, appunto di quelli di plastica perlomeno, delle Mini 4WD hanno diverse mescole di plastica, quindi non è che cambia solamente il colore. E il colore bianco è il colore più fragile in assoluto. Avrei detto tipo, trasparente, io avevo però, una volta, Avrei detto che era più facile fragile il trasparente. No, trasparente e invece bianco. Almeno per mia esperienza è quello bianco. Tipo io una volta avevo un MSL bianco che usavo per fare una expert classica. Mi è uscito una volta di pista, una, rotto, il davanti a metà. Orca boia. Così non e può. Una volta avevo pure un VS bianco. Non penso che non esistesse roba più fragile. Per quel che riguarda invece anche lì gli assali, invece quelli forati al centro. Sì. Ok, sì, sono comodi perché ti alleggeriscono un po' il peso. Però anche lì, se la macchina ti esce una volta, anche negli scatoloni, quindi neanche da dire che ne so che prenda botte contro i muri, ti si piegano ed è finita. Cioè li usi una volta e basta. Intanto, ecco, giusto tipo... così, se buttate un occhio al Telegram, Nico ci sta facendo cascare la mascella. Porca d'una miseria. Mamma mia! No, vabbè. Allora, raga, io adesso... Voi siete giovani, ok? Io quando tornavo a casa dalle medie, io correvo e mettevo su MTV, ok? Che c'era una sigla che faceva... A Cruel Angel Thesis. Oh, cioè, fine, per me era il pomeriggio più bello del mondo. Mamma Evangelion. Poi cos'è Inuyasha, che c'era? Inuyasha. Trigun. Excel Saga. Trigun e Excel Saga. Trigun che adesso c'è il reboot, tra l'altro. Sì. Su Crunchyroll stanno facendo. Piccola digressione per gli amanti degli anime. Allora, raga, buttate un occhio alle foto che hanno messo sul Telegram. Potrebbe diventare una rubrichina questa cosa qui del mini rating, sì. Mi piace. No, molto, sai che ho scoperto, bello, tra l'altro, che in Giappone, alla Japan Cup, c'è anche il concorso d'eleganza, quello che premiano tutte le macchinine. Sì, c'è addirittura un manuale per il concorso d'eleganza, lo sai? Bravo, è bellissimo. E io mi sono guardato in giapponese, quindi non ho capito niente. Tipo una cosa tipo due ore di live di due giapponesi che facevano la reaction a queste macchine. E venivo, ma neanche i sottotitoli. No, io ero lì, guardavo. Vabbè. Wow, non ho idea di cosa state dicendo, ma queste macchine sono veramente fighe. Che c'è la gente per delle astronavi. Cioè. Allora, raga, facciamo così. Vediamo se si vede. Porto. Ti copro un attimo, Marco. Non me ne volere male. Si dovrebbe vedere. Ok, sì, si vede. Questa è la macchina che ci ha mandato. Chi ce l'ha mandata, raga? Vorrei sapere un vostro parere. Non la vedo. È la prima foto, la Neo VQS. Di no. Ah, l'Expert Jump. 4. Sì, esatto. Cosa ne pensate? Bella. Vi piace? Non la vedo io. Io non la vedo. L'abbiamo messa sul Telegram. Ah, io non ce l'ho su purtroppo su Telegram, però la vedo da qua. Ok, puoi vederla, sì, dalla live dovrebbe esserci. Bella, l'ho messa per qualche momento. Bella, sì, ma fino a un certo momento. Fino a un certo punto. Perché? Allora, a me il colore piace tantissimo. Devo essere sincero, e anche i cerchi mi piacciono tantissimo. Non capisco se sono di metallo, ma non credo. No, sono in plastica. È plastica, però col colore metallizzato. È quello metallizzato, ok. Sì. Cerchi bellissimi, carrozzeria pure. Per me, come sono fatto io, è molto basico. Come struttura. Ok, quindi avresti... Dai un consiglio, una cosa che avresti aggiunto a questa mini, dai. Il problema è che non la vedo più io. Aspetta, vediamo un po'. Provo a rimettervela un pochino più in grande, raga. Poi dopo vi riposto il link di Telegram per chi è appena arrivato, Eccola qui. Aspetta, che sto guardando la live, aspetta appena si apre. Te lo dico. Filippo. No, comunque è carina. A me piace, raga.
Lo dico molto sinceramente. Aspettate che... Più che altro... La restringo un pochino. Me la porto qua. Allora, consiglio che darei... Filippo, l'hai già fatta girare in pista o la stai preparando? E se l'hai fatta girare in pista, indicativamente che tipo di layout, su che tipo di layout l'hai fatta girare, così magari iniziamo anche un po' a capire noi. Ecco, io tipo come consiglio avrei messo un martello al posteriore. Ah, ok, sì, buono. Buono. Sì, probabilmente avrei fatto... Sì, perché non ci ho fatto caso sotto, ma... Non c'è effettivamente. Sì, sicuramente come tipologia il palettone, come il martello, non so come lo chiamate. Sì. Ci poteva stare. Allora, vediamo poi... Davide ci ha mandato una mini... Questa da open, perché ha una bella vela. Adesso ve la metto qui anche, così la vedete meglio. L'ha fatta da solo con 4 mesi di conoscenza di questo ambito. Abbiate pietà. Beh, secondo me è già... No, è molto bella. Secondo me sei già a un buon livello, ragazzo mio. Rigida? Beh, no, è bella, bella. Sì, ha montato solo la vela, per il resto è rigida, sì. Chassis, mi pare un MS anche questo. Un MS bianco. Sì. MS normale, sì, bianco. Bella, sì, hanno messo bella. Mi piace anche molto il fatto che hai messo solo gli adesivi e hai lasciato il resto della carenatura trasparente. Carina, mi piace. Bella. Questo è il retro. Queste cose qui, raga, il palettino col peso, no? Che funge da doppia vela. Ti faccio tipo vedere io. Tipo se vedi. Sì. Vedi che... Allora, questi... Per, almeno io li faccio a mano, io non li compro già fatti. Ma perché esistono già fatti? Allora c'è chi li fa tipo già fatti con la plastica Tamiya, che li taglia col laser. Io invece li faccio in maniera artigianale. Cosa faccio? Compro il catch il mini 4WD catcher, no? Con la plastica così. Tagliato di anch'io cani, ma l'ho fatto così. No, io invece a me piace farmi, mi metto quelli, misuro, taglio e poi lo coloro. Cioè, questo è in teoria quello blu che io poi ho colorato nero. Ci sta. E serve perché è il peso dietro della vela, perché come la vela col peso che si apre anche il dietro, che ovviamente si alza e rimbalza. Esatto. Diciamo, è una non dico una doppia vela, ma è un doppio damper forzato, no? E poi, diciamo, però non è obbligatoria come cosa, perché ad esempio ogni tanto nelle open si mettono come in expert i pesi dietro normali senza fare la coda. Certo. La coda è più qualcosa di tamarro, mettiamola così. Volevo fare sbavare un po' tutti gli appassionati di manga con questa bella foto che il nostro Nicola ci ha pubblicato delle tre mini in edizione Neon Genesis. Bellissima. Evangelion, mamma mia, raga, stupendo. Ah, mi sento male, raga, quando vedo queste cose. Perché tra l'altro me le mandò un po' di tempo fa su Instagram e io ero già pronto per andarle a comprare, poi vidi il prezzo e cacca boia. Cioè, Puggio, ovviamente se tu quando vai in Giappone le trovi a una cifra umana, tu prendine due o tre, che poi per piazzarle secondo me non c'è problema, eh. Cioè, io mi candido nel caso, quindi... Non sarebbe male, non sarebbe assolutamente male. Volevo leggere la chat perché intanto vedo che avete scritto altre cose. Il migliore MEA è quello giallo, secondo il nostro caro Umarell, Andrea. Parere personale, sbaglierò, parere mio, ventola. Vabbè, no, quello è un altro discorso. Io lo uso da due campionati e non mi si sono mai rotti. E spesso volentieri sono dritti e non sono imbarcati. Cacchiarola. Tanta roba, non lo sapevo. Io ho il grigio da 3 gare di MA e regge. Tra l'altro volevo far vedere questo a Puggio. Li ho trovati? La saponetta, sì, raga, l'ho trovata finalmente, ce l'ho anch'io, che correvo senza. Non ti sentiamo, sai, Puggio? Non ti sentiamo. Morto Puggio. Aspettate che qua mi si sta per spegnere. Ok, perfetto. Il secondo monitor ha questo fastidiosissimo standby automatico ogni tanto, che decide lui perché non so per quale motivo ogni tanto va in standby.
Se volete vi presento la mia nuova macchina 2023-2024. Aspettiamo ancora un pochino, ma poi voglio vedere i vostri mezzi per la prossima gara. Per la prossima gara. Voglio proprio vedere. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Vero, MSL bianco crepato anche a me. Anche Nicola favorisce la tesa di Jackie. Assolutamente. MS bianco. È un dolore nel cuore. Sì. MS bianco, dato metri a Iaco. Top. Sei tornato, Puggio? No. No. Phantom, è il fantasma. Vero, la sigla di Evangelion è una di quelle canzoni che ti entra in testa e non ti lascia per giorni. Per giorni? Avevo 14 anni, non mi ha mai più lasciato. Ne ho 33 adesso, ragazzi. Giusto per darvi un'idea. Puggio, prendili anche per me, grazie. Qua facciamo il gruppo d'acquisto, facciamo. Ti tocca portarti il 3-spallet quando torni a casa. Puggio va in Giappone con 3 valigie solamente per comprare i pezzi di Mini 4VD. Sì, sì, Mini 4VD sì, sì, che ci porta. Sì, sì, porterà lascerà là i vestiti praticamente, tornerà solo con le mini. Sì, tipo viene da Edo, apre le valigie... come in Pulp Fiction, l'illuminazione divina. Assolutamente. Tanto gli è saltata la connessione, ma adesso ritornerà, tranquilli, io sono tranquilli. Stato in Giappone e tanta roba. Anche io ci sono stato un po' di anni fa, perché faccio arti marziali sin da quando ero piccolo, e sono andato a fare una ventina di giorni ad allenarmi con la Federazione Giapponese di Karate, e è stato molto molto bello. Per chi è un fan di quel tipo di cultura lì, raga, cioè è il paese dei balocchi, cosa vi devo dire? Ciao Leo Geta 88, quanto sono migliorate in confronto alle Mini 4VD di 15 anni fa a livello di velocità, tenuta di pista, eccetera? Allora, ti posso dire che rispetto a 15 anni fa il famoso Plasma Dash non si usa più, non si può più usare, corretto raga? Corretto, sì, sparito completamente. Il top che si può usare cos'è? Il Mach Dash? Allora, dipende. Per macchine bipignone, quindi tipo come MS, MA, è il Mach Dash. Okay. Per macchine monopignone è lo sprint. Ok. Ti regge la connessione? No, Puggio... Facciamo tutti così, morto. Raga. Screen! Tipo sfera gentiliamo, diamogli la forza per far andare la connessione. Tutti con le braccia al cielo, passiamo un po' di banda a Puggio. No, stavo scherzando. Vabbè, siete troppo bravi, raga. Sono ecco cambiate tante che cose. Così. Beh, questo freeze così è molto bello, è molto... Mi piace. Cosa molto è cambiato fiero. In 15 anni, raga, nel mondo delle mini? Tantissimo. Io non so bene effettivamente... Come posso dirvi specificatamente, allora, a parte il discorso motore, che sicuramente è la prima cosa, perché io ricordo che quando avevo le mini da ragazzino, tutti avevamo il Plasma Dash, tutti, cioè non c'era uno che non aveva quel motore lì. Adesso è un altro discorso, soprattutto se fai le gare, anche usare motori di tipologia diversa, magari uno con più coppia, meno coppia, con più allungo, meno allungo, è una tua scelta di... assetto che porti in pista, ok? Quindi, dato che non gareggiavo 15 anni fa, non te lo so dire. Posso dirti sicuramente che quello che è aumentato è il quantitativo e la varietà di pezzi e di ricambi che puoi andare ad inserire all'interno della tua mini. Vi faccio un esempio. Alcuni di voi hanno conosciuto Francesco, un ragazzo che è venuto a vedere l'ultima gara, che probabilmente gareggerà non questa volta ma prossimamente, che è anche nel gruppo Telegram. Lui gareggiava 6 o 7 anni fa, proprio girava anche per fare le gare di mini. Dopo un'oretta che era lì con noi mi ha guardato e mi ha detto: ma è tutto diverso. Quindi è proprio rimasto completamente spiazzato. E questo è un po' il quanto. Anche l'Atomic, bravo, si utilizzava tanto anche quello. Si utilizzava assolutamente tanto anche quello. Vai tranquillo, ecco, Puggio, quando riesci, non ti preoccupare, appena ti vedo ti ritiro su, appena ti va la connessione. Io qua ho il mio Japan Cup 2019 Hyper, Tuned, Like Dash e Match Dash. Tutti bene o male a doppio pignone. Sì, e poi vabbè, c'ho il mio bellissimo Hyper 3, Hyper Dash 3. Mono. Secondo voi, raga, in jump qual è il motore giusto da usare? Domanda.
Non chiederla a me perché ti potrei sparare in match dash Marco, e volare fuori sentiamo, dopo la prima curva. Non ti sentiamo, Marco. Prendo la parola mentre Marco risolve. Vai, Axel. Allora, io partirei con un light... Allora, mini 4 di pro, quindi bipignone. Io starei su un light dash o un hyper dash non troppo spinto. Nel senso che light dash buono, anche se spinge tanto non è un problema. Un hyper dash che parte bene, ok? Quelli che usiamo ad esempio in expert classica, super mega spinti, magari anche no, nel senso potrebbe essere un po' troppo carichino. Sì, per quanto riguarda le monopignone, secondo me... Perfetto. Vai pure. Allora, volevo dire che dipende anche tanto da che macchina utilizzi. Per esempio, una cosa molto comica, io uso il mio FMA in gara, e ho questo motore che va abbastanza forte, ha una gran coppia, e solo che una volta andava troppo. Allora cosa ho fatto? Ho messo un motore che andava un po' di meno, e il risultato è stato che uscivo più di prima per cause inspiegabili. Cioè tu uscivo, dici, la velocità non è l'unica discriminante effettivamente per la scelta di un motore, è ovvio, no? Dipende da tante cose. Sì. Cioè, io ho costruito la mia macchina su quel motore, quindi se io lo cambio non trovo più la macchina come prima. Ok, è stranissimo da immaginarselo. No, no, invece, cioè, tanto guarda, bene o male qui siamo tutti praticanti, ecco, quindi è assolutamente comprensibile e lo capisco molto molto bene. Puggio invece? Allora, mi sentite adesso? Benissimo. Sì, sì, sì. Ok, perché io mi sono perso gli ultimi 10 secondi. Ho scoperto perché non andava la connessione. Eri in wifi. Non aprite mai Steam. No, era Steam. Ti stava scaricando sotto di brutto, eh? Stavi scaricando l'aggiornamento di cosa? Final Fantasy VII Reunion? No, in realtà a PC non gioco praticamente a niente. Cioè gioco a un paio di giochini. Però a quanto pare quei due giochini hanno deciso di aggiornarsi tutti insieme. Vabbè, ovvio, mi tieni aperto, io mi aggiorno. Mi pare esatto. Ovvissimo. Ragazzi, vi devo lasciare, guarderò il resto della diretta indifferita e ci sentiamo poi per qualcosa insieme. Volentieri, Nico. Grazie mille, ho visto che sei entrato anche sul Telegram. Grazie ancora dell'aiuto, dei consigli, delle foto e di tutto. Quando vuoi siamo qua. Ciao. È bello, quindi... no? Bella questa cosa, mi piace molto, molto molto bello. Vi stavo raccontando, no? Anche prima della live, che praticamente poco prima di Capodanno sono andato a Roma, dato che metà della mia famiglia vive lì, e lì ci sono varie realtà, no? Anche dell'ambito modellismo. E alla fine... Insomma, se avete visto il vlog che ho fatto girato in macchina al volo su YouTube, sta benedetta garetta tra amici non si è fatta, non so per quale motivo. Mi è dispiaciuto molto, nel senso che avrei voluto veramente conoscere altri ragazzi che gareggiavano su un'altra pista, in un'altra città. Spero si possa rifare, perché la persona che avevo come contatto era ammalata e poveraccio aveva la febbre, quindi non siamo riusciti a sentirci per tempo per organizzarci. Peccato, peccato. Però, come posso dire, vedo che l'interesse è molto, molto, molto acceso, indipendentemente dal posto, no? Perché poi ho scoperto che in realtà, negli stessi giorni, a Dragona, lì vicino, un altro negozio che è abbastanza famoso, che si chiama Ruben Modellismo, organizzava un'altra garetta. Purtroppo il giorno in cui io ripartivo per tornare a casa, e quindi non sono potuto andare perché mi avevano invitato, mi ha detto se vuoi vieni, non è un problema. Tanto io mi sono portato tutto, no? Cioè, avevo praticamente metà del baule che era roba delle mini, avevo due RC, cioè avevo qualsiasi cosa, no? E gli stessi vestiti da una settimana, 3-4 vestiti addosso. Mio figlio che ha 4 mesi e mezzo, che tipo si teneva in mano i suoi giochini perché io nel baule avevo messo le... No, sto scherzando, ovviamente ci mancherebbe altro. Però ecco, voi avete mai avuto modo di poter andare a vedere, tra virgolette, un'altra comunità mini? Tu Jackie sì, vero? Ho visto qualche tua foto. Allora, sono andato a fare qualche garetta fuori. Allora, io se posso andare fuori, vado. Tipo, la mia prima esperienza fuori è stata con Marco. Siamo andati a Rimini.
Dai. E in un club che purtroppo adesso non organizza più gare, hanno No. smesso. Prima erano in tre, poi adesso uno se n'è andato di loro, è rimasto in due, quindi non riescono più. E siamo andati a Rimini e ci siamo divertiti come dei matti lì. Bello, Però bello, bello. era anche lì una garetta un po' più piccola, qualcosa di. Sì, era comunque qualcosa di nuovo, certo. Ma era un posto piccolissimo, eravamo strettissimi, però anche lì abbiamo fatto soprattutto tante amicizie nuove e abbiamo conosciuto appunto una realtà nuova. Poi, ad esempio, è già un paio di volte che vado a gareggiare invece da Minimania, che è in Toscana, e è bellissimo. Hanno tanti di quei pezzi per le piste, che miseria. È un posto enorme, attrezzatissimo, organizzatissimo e lì ti si apre la mente, è il nirvana delle Mini 4WD. Ogni volta che io vado lì, mi giuro, mi si apre Ma la testa. intendi come layout E... di pista messa giù poi? No, 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 non come layout, proprio come Mini 4WD, perché lì ci va a correre gente Ah, che ha livelli abbastanza alti. ok. E come piste fanno robe particolari, non troppo complesse, ma neanche troppo semplici. Anzi, l'ultima volta che ci sono stato c'erano due salti Dragonfly, che sono praticamente due salti molto lunghi e bassi di fila, che quindi la macchina saltava, si impuntava, ripartiva, si rimpuntava e poi ripartiva. Oh Madonna, bellissimo, molto bello. E poi c'erano tipo dei tornanti a mo' di parcheggio di Tokyo Drift. Sì, li ho visti Bellissimo. quelli, molto molto fighi. Beh, so che Marco comunque era con No, te, no? è C'eri stato anche molto tu, bello. Marco, sei andato anche tu in questi posti dove è andato No. Jackie? Allora, Minimania purtroppo no, perché mentre Jackie va fuori, io spesso con altre persone della mia zona andiamo a fare esposizioni in qualche paese. E Ah, con i Mini purtroppo 4WD Academy, giusto? Esatto. Gli eventi purtroppo si incastrano tutti e io do la Vabbè. precedenza appunto a Al tuo queste piccole progetto, esposizioni. giustamente, no? Beh, ti capisco perfettamente, per me è la stessa identica cosa, quindi bisogna comunque dedicarsi a tante cose e giustamente fare delle scelte, ecco. E Axel Sì, io invece? diciamo che porto il team fuori. Io, allora, per ora non ho ancora corso fuori, diciamo anche per un fattore un po' di categoria, nel senso io correndo sia nella Rally che nella GT che sono prettamente nostre, Sì. Adattarti. dovrei o farmi una macchina apposta per uscire o portare quella, sperando che sia nei Che ci regolamenti e sia. tutto, però è un po' un casino, è un po' la sfortuna che ha il mondo delle Mini 4WD sia in Italia che nel mondo, diciamo, che ogni città, ogni regione ha un po' i suoi regolamenti, basta Guarda, io ti vedere posso come c'è dire che l'Italia. i ragazzi di Roma, per quello che mi hanno detto, rispetto alla nostra GT, è identica. Proprio fanno la stessa cosa, nel senso le nostre GT la girano senza problemi. Quindi, Già quello è per tanto, cioè già quello esempio, aiuta. sì. Ecco, la cosa buona che ho visto lì è che una delle realtà che ho visitato ha la pista sempre aperta. Cioè, bisogna essere almeno in quattro. Tu vai, si paga 10 euro perché ti accendono le luci e il riscaldamento, giusto come dire, un costo simbolico. E puoi stare Sì. anche tutto il giorno, cioè la gente va lì dalle 9 e va via alle 6 del pomeriggio. Cioè, Quello è molto bellissimo, bello, avere una molto bello. pista. Allora, non tanto per gli assetti, tutto. Cioè, Ma sì, anche per puoi stare in provare la macchina, ma compagnia, poi. cioè Bravo, è quello, parlarne, è proprio fare. Bello, bello, per stare lì, bello, scambiarsi consigli. bello. Cioè, quello che nella RC hai solitamente in pista, che, ok, Esatto, bravo. vado la domenica a girare, mezzogiorno grigliata con tutti. Cioè, Esatto. uno ci va quasi più per la grigliata, Ma metti. io infatti volevo andarci, cioè, volevo andarci per quello, io non è che, cioè, nel senso, poi purtroppo, vabbè, è saltata la cosa. Intanto volevo salutare il caro Menes. Ciao bello. Ciao ragazzo, buon anno. Come stai? Tutto bene? Prima live del 2023, dei radiocomandati. Chi è che è tornato? Fammi vedere. Ah no, Jackie è saltato proprio. Vabbè, adesso poi Io quando vorrei dire una ritorna. cosa, se Vai, posso. Manu, spara. Allora, secondo me uscire fuori è difficile, ma fino a un certo punto. Nel senso che puoi imparare tanto, ma come diciamo, tu ti sei preparato la tua macchina. Io ho 14 anni, parlo per la mia esperienza, poca, però ne ho abbastanza per quello che sto facendo adesso.
uscire, semmai dire vabbè, la prendo come allenamento, come imparare qualcosa, e stare in amicizia, stare in compagnia, penso sia la cosa più bella delle mini 4VD che ti leva. Bravo, bravo. Con quell'ottica lì, cioè, se devi andare a dire vado là e faccio il casino, io vengo, ve lo dicevo prima, no, dal mondo delle arti marziali, dove è molto analoga, nel senso che tu hai la tua palestra, il tuo maestro, hai i metodi di insegnamento che hai, le tue tecniche, vai, magari, mi è capitato tantissime volte andare in visita in altre palestre, ci sono persone che fanno la stessa cosa e hanno tantissima arroganza, no? Questa cosa qui crea, negativizza l'ambiente in cui entri, cioè soprattutto quando parliamo di passioni, di interessi, cioè porsi sempre in maniera positiva, secondo me è la chiave di tutto, cioè fa vivere una bella esperienza a te, ti fa conoscere delle persone che saranno molto più predisposte ad accoglierti e magari ti porti a casa qualcosa, no? Esatto. Un bagaglio esperienziale, emotivo, sicuramente migliore. Quindi porsi sempre nel modo giusto, mai con saccenza, mai con arroganza, la chiave è così di tutto. Da vecchietto, sì, di questa live lo po- sei più grande te, Puggio, di me? Non ti sentiamo di nuovo. Io ogni tanto faccio un check per vedere se lo sentiamo, no? Non ti sentiamo. Mo è crashato. E io la penso così, raga. La penso così. Andre ci dice anche che i Black Panther a Padova è un bel club. Non li conosco, ma ha dato il nome, immagino che Wakanda Forever. Cioè. Allora, mai stato, però cioè, un bel club, so che è molto importante. Addirittura sono gli organizzatori del CISE, che si terrà il 5 marzo a Verona. Quindi tanta roba, sì. È il campionato nazionale a squadre di Expert Classica. Oh. E quindi... Quando è che lo fanno? Il 5 marzo a Verona, presso la fiera di Verona, del modellismo. Ah, potrebbe essere interessante da farci un giro, eh? Noi team dell'Academy parteciperemo. Grandi, raga! Sì. Top! Okay. Voglio un reportage, eh? Allora, se non riesco a venire a vedervi, voglio un reportage. Mi dovete mandare foto, video, qualsiasi cosa, eh? Assolutamente. E si fa il tifo per voi, tanta roba. Grandi. Bravissimissimi. Il 4 addirittura organizzano anche la nazionale jump, da quel che so. Quindi anche per chi vuole partecipare alla categoria di salto, come quella che facciamo da Edo Model, il 4 marzo fanno appunto la garetta jump. Ci sta, assolutamente sì. E... non lo so, raga, io sono molto contento di come stanno questa live, connessioni a parte, vabbè, ma cioè, nel senso che... abbiamo delle macchine bellissime qui, abbiamo veramente, state mettendo sul Telegram delle foto incredibili, sono stracontento, raga, vedo che qualcuno ha messo anche delle luci LED verdi, la macchina del Punisher, raga, ma davvero bellissima, bravi, raga. Provate anche se vuoi, io possiamo parlare anche. Come hai fatto a mettere le luci? Minimania, si chiama Dardo. Sto leggendo, raga. Intanto stavo leggendo anche il Telegram. Siamo un po' qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. No, diciamo, se vogliamo, possiamo parlare un po' di liquidi per motori, rodaggi, cose ma varie. Io avrei una domanda a cui vorrei una risposta. Ok, qual è il procedimento corretto per pulire i cuscinetti? Solo questa domanda. Stasera è il tuo compito, Manu, spiegare questa cosa. Ognuno ha le sue. Oh, io voglio sapere il tuo. Il mio, diciamo, uso tanti vari liquidi, soprattutto i forniti da aziende di mio zio e aziende di IMA, quindi vari liquidi che usano loro. Ma sono liquidi uso sgrassanti? Anche... allora, uso, vabbè, la tanica di olio che ti ho fatto vedere prima. Sì. E l'antiattrito. Ah, perfetto proprio questo. Che è il Molicote. Ok. Figo. E questi, diciamo, li uso tanto. Devo dire, li uso veramente tanto. Poi, vabbè, uso ovviamente un po' di Zippo. Che quello non manca mai.
E poi una volta prima signor della gara, Zippo, noi ne facciamo un grande uso, eh. Se ci vuole sponsorizzare siamo qua. Esatto. Esatto. E poi vabbè, io uso tanto anche il petrolio bianco, che una volta al mese li metto a bagno con petrolio bianco, Zippo e molicote. E una polvere che mi ha dato mio padre da Lima, e diciamo vanno tanto bene. Beh, dai. Direi bella articolata. Sì, tu li metti a bagno nello Zippo qualche ora e vanno abbastanza meglio di prima. Quindi allora, io li metto bravo. Sì, io li ho messi a bagno nello Zippo per qualche giorno, perché me li ero scordati. E poi ho usato dell'olio ceramico, quello dello Yeah Racing, che è lo stesso che utilizzo per i cuscinetti dell'RC. E Axel penso sappia di cosa sto parlando. E diciamo che è l'ultima volta che ho rodato gli ultimi roller da 11 mm, questi. Li ho rodati più o meno 2 mesi fa, quindi non è che li rodo da tanto. L'ultima volta mi è uscito 2 minuti e mezzo di giro, più o meno. 2 minuti e mezzo di girare su se stesso il roller. Stai scherzando? Torno subito, ragazzi. Madonna, mamma mia. Assurdo, incredibile. Veramente tanto. Aspetta che vediamo se c'è qualcuno che è in attesa sotto, eh. Ah, sì, a Jackie. Che Puggio. Ecco, è tipo porto di mare questo, raga. Porto di mare. C'è chi viene, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi va. Ah, io mi sono spostato perché mi era morto il wifi. No, vai tranquillo, nessun problema. Non vi preoccupate, raga. Questo sistema che stiamo utilizzando permette proprio di fare questo. E fa in modo che la live, tra virgolette, si preservi, no? Cioè andate giù solo a voi e non succede nulla. E Axel, dici il tuo segreto, dai. A parte allora, usare la stessa macchina che va sempre da Dio. Esatto. A parte quello, io personalmente, visto che non smonto la macchina, non lubrifico neanche i cuscinetti. Ovvero, personalmente, i miei... Cioè, l'hai fatto una volta quando l'hai assemblato? L'ho fatto una volta, okay. Esatto. Ma robe tipo che li ho smollati dentro una giornata... cuscinetti singoli. nello zippo ok, e per il resto poi li ho montati e io li faccio andare un po' in pista, nel senso che adesso non si vedrà mai in cam, sono sicuro, però anche questa cresta qua, che sono abbastanza usurata perché hanno già un paio di anni, a livello di scorrevolezza vanno un minutino tranquille a secco. Ovviamente aggiungendo lo zippo, che magari lo fai, ecco, prima del giro di pista, giusto per averle più lubrificate, migliorano la scorrevolezza. Però secondo me se tu il cuscinetto lo riesci a pulire bene all'inizio e a farlo correre in pista così che si roda un attimo e si sblocca fino in fondo, una volta fatto così sei a posto. L'alternativa alla pista, il Dremler. Allora, con questa cosa che hai detto adesso, salta fuori, secondo me, il vero grosso problema del mondo Mini 4 WD per chi vuole competere. La pista, questo è un problema. Io non so, raga, voi in chat come fate, se avete una pista, se vi siete organizzati con gruppi di amici per farvi la pista. Tantissimi, ad esempio Nicola mi aveva detto che anche lui e anche Wolf, non so se lo conoscete, Wolf Reverse, un altro profilo Instagram che è, diciamo, bazzica nell'ambito, mi disse che lui aveva addirittura, era arrivato purtroppo a discutere con le persone con cui aveva acquistato la pista e insomma era diventato problematica la situazione, no? Io ho la classica pista, quella tre, quella piccola, quella tre. A tre. Quella tre. A tre corsie. La Japan Cup classica è tre corsie. Se no, c'è anche la Home Circuit che ha due. Home Circuit, quella più piccola. Sì, è a due corsie. Ah, addirittura. Purtroppo quella. Purtroppo solo quella. Ce le faccio andare. Io l'ho avuto tutte. E amen. Sì. Allora, questo l'ovale. Scusate, io ho preso l'ovale, la Japan Cup tre corsie classica, l'ovaletto tranquillo. Però posso dire,
è abbastanza personalmente inutile, perché comunque, essendo che è ovale, hai un effetto fionda molto più accentuato rispetto a quello che hai in una pista normale. Sì, di cioè non c'è un vero e proprio rettilineo, delle curve esatto, magari più accentuate. E le due curve, che essendo comunque 180, ti fanno un effetto fionda, quindi la macchina magari ti accelera di più, ti esci lì al ponte, sì, poi vai in pista dove hai magari un rettilineo del manone e non ti esce. Sì. E quindi diciamo, va bene per far correre le macchine, va bene per, non so, ti vengono degli amici a casa, vuoi fare la garetta così a sì, rondella, te la fai. Però se devi fare dei veri e propri test per una gara, ecco, almeno secondo me due piste collegate una dietro l'altra. Il problema infatti è lo spazio. Ci sono i ragazzi del gruppo di Puggio, di Nonno Nanni, che loro hanno fatto così, cioè hanno comprato quella da tre corsie e poi stanno aggiungendo vari pezzi, giusto Puggio? Non so se ti sei stabilizzato con la connessione che riesci a... Non ti senti, non parla. No, non parla. Tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Ecco, ti volevo far vedere un po' i cuscinetti delle mie ruote posteriori. Sì, non finisco mai più di girare. Eh? No, adesso finiscono, però. Sì, finiscono, ma dopo tanto. Ma com'è possibile? Invece, noi dell'Academy, allora, ad esempio. Tanta roba, complimenti. Noi dell'Academy, allora, io personale ho una pista come quella di Axel, giusto un attimo per provare a far scorrere un po' di più i cuscinetti o per provare soprattutto le misure della monobarra di Expert Classica. Poi noi invece di Mini 4V di Academy abbiamo una pistone enorme da quanto, Marco? 200 metri circa? No, 200 metri no. Allora, noi abbiamo una pista messa tutte quante insieme nostra che più o meno sarà sui 76 metri. Poi abbiamo il nostro amico che è un negoziante, che lui ha 400 metri di pista, ha preso un'occasione della Madonna quando si è sciolto un team e allora ha un sacco di pista, ogni tanto ci presta qualcosa per fare esposizioni. Molto bene, molto bene. Però anche lì noi abbiamo solamente pista piana, pista per velocità, non per fare piste salto. Che lavoro, guarda. Sta continuando a girare, eh? Sì, sì. Non mi iniziate a sfidare, vi prego. Non mi iniziate a sfidare, che dopo divento il piccolo. Sì, no, lui con i rodaggi è incredibile. Bravi, bravi, bella, raga. Mi piace questa cosa qui. Ora si prende la cosa più importante. Il piccolo chimico è tipo il laboratorio. Salta per di Dexter, aria prima o poi. Manu è tipo il laboratorio di Dexter, praticamente, no? Sì, 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 è fantastico. Fa tutte queste cosine. Una volta abbiamo fatto un ritrovo su da noi, qui vicino a Sassuolo, e si è presentato con una valigetta piena di liquido, è stato fantastico, l'ho visto arrivare con... C'è come delle tanicone grandi, tipo quelle del petrolio che usano in America, no? Cioè, tanicone quelle da benzina. La cosa bella è che poi le usa per delle macchinine che sono così, no? Sì. Cioè, veramente bellissima sta cosa. Io ho iniziato a lavarli nella ultrasuoni, questo è molto interessante, Andrea. Tanta roba. Perché, perché le vibrazioni poi ti puliscono per bene, soprattutto esatto, ad esempio non ti fanno l'effetto di certi liquidini che o ti grassano troppo il cuscinetto e quindi dopo non gira più, oppure viceversa te lo secca troppo. Perché è anche quello una cosa di cuscinetti che, come diceva Axel, che è la sua tecnica che adotto anch'io, per me la cosa migliore dei cuscinetti è che se dei roller di tutti i roller o comunque tutti i cuscinetti in generale, per me è meglio farli girare, non tanto starci esatto, a smanettare tanto con i liquidi. Ok, sì, magari all'inizio, oppure magari prima della gara ci metti due goccine di zippo, giusto così per un po' scaramanzia. Però starci sempre a mettere i liquidi ho provato anch'io che è peggio alla lunga. Sì, 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 no, beh, ci sta, dai. Ci perché sta. I cuscinetti ti li distrugge. Vabbè, raga, voi lo sapete che la prima gara io non ho messo alcun tipo di niente, vero? Cioè, ho assemblato la macchina e l'ho buttata. Io la prima mia gara avevo le boccole al formaggio. Ma ti ricordi, Puggio, che mi giravo verso di voi? Raga, ma cosa sono quei boccetti? Ma quel liquido, ma aspetta! La tua grattugiava in pista. Eh? La tua grattugiava in pista. La mia grattava, sì, sì. Però stava, cioè alla fine stava. Andava pianissimo. Come i cerchioni attaccati agli assali. Questo è successo che l'ultima faccio? Volta. Vabbè, è perché sono un po'... Ho delle mani un po' a tenaglia. Ma gira male la ruota, aspetta. Adesso senti come gira. No, adesso girano, adesso girano senza problemi, eh. Quindi no, adesso ci siamo, raga.
Ma ho messo anche i cuscinetti esagonali, vorrei dire. Cioè, i migliori sono quelli, a mio avviso, i migliori sono quelli a buco tondo. Che di buco tondo, sì, ce ne sono due categorie. C'è quello a buco tondo che è a metà strada come cuscinetto, che è tra metà tra quello esagonale e gli HG. I migliori sono gli HG. Gli HG sono dei cuscinetti che ad esempio ho montati sul mio FMA in questo momento. Sì. Sono favolosi. Senza neanche rodarli, tiri giù e vanno e non si fermano. Ragazzi, se volete ve la faccio in accesa anche se farà un po' di casino. Vai, vai, vai. Aspetta. Non dovevi dargli il permesso, adesso senti. Diamogli un po' di spago, dai, si impegna un casino. No. È presente tipo il meme della... Tu che accendi la PS4 alle 2 del mattino perché vuoi giocare, sembra un aeroplano. Sì. Aspetta, ecco, quello lì macchina. Sembra... Quasi? Quasi, sì. Oh, Puggio, ti vedo. Aspetta, bene adesso. Ho sbagliato macchina. Mi... Sì. Hai visto? Ti metto la sigla di Evangelion adesso come premio. Strike subito. Avevo per il copyright. Sbagliato macchina. Esatto. Già che l'ho cantato. Giapponese prima. Che ti spara. Già che l'ho cantato. Lo stesso prima. Che viene da me, dalla mia, spara anche a te. Oh. Avevo sbagliato macchina, ora ci sono. Vai, facci sentire un po' di rombo. Dai, pensavo peggio. Perché è lontano. Avvicinalo al microfono. No, ma... No, si sente poco. Ha una buona cancellazione. Dal vivo si sente molto di delle più. Cuffie, te lo dico io. Quella di ho Marcello, le pile scariche. Da anche. Presente il buon Marcello alle gare. Le sue, io non so cosa ci fa. Le sue, sembra delle macchine a scoppio. Cioè... È vero, che fa un rumore pazzesco. Ci mette delle mini tessere telefoniche dietro le ruote. Le ruote. Che si fanno? Proprio mini le fa lui, piccoline così, e gliele mette dietro come si faceva nelle biciclette una volta, no? Bellissimo. Va bene, ragazzuoli, che ore si sono fatte? Che qui domani c'è chi deve andare a lavorare, mi dicono anche. E chi deve andare a scuola? E chi dicendo. Deve andare a scuola? Allora, ragazzuoli, io vi vorrei ringraziare tutti. È stata una bellissima live, un bellissimo mini 4V di podcast. Anche questa volta siete stati fantastici. Che altro vi posso dire? In bocca al lupo per domenica. Ci trovate quasi tutti al campionato Edo Moda del Jump a Casalecchio di Reno al Circolo Tennis. Giusto? Detto giusto? Sì, giusto. Se siete anche solo curiosi di venire a vedere, raga, venitevi a fare un giro. Il posto aperto per tutti. Esatto. Iscrivetevi al canale dei Radio Comandati, che è sempre cosa buona e giusta e ci permette di portare sempre nuovi contenuti super fresh per voi. Vi si però vuole... io direi di far vedere le macchine. Volete salutate con le macchinine, raga. Se ce le avete in mano facciamo un ciao così, dai. Ciao a tutti. Saluto Mini 4 Vidiano. Ciao raga. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Un piacere, grazie mille. Ciao.